Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo è un video collaborazione con un ragazzo che si chiama Andrea. Il suo canale si chiama Drew Beauty. Vi lascio qui l'immagine del suo canale, giù sotto nell'info box il link del suo canale. Ed è un video collaborazione e ci truccheremo insieme. Lui è bravissimo, veramente. Vi invito ad andare a vedere il suo canale, ad iscrivervi al suo canale perché è bravissimo a truccarsi. E appunto abbiamo deciso di fare questo video in collaborazione. Abbiamo già ricreato, almeno io ho già ricreato la mia base perché abbiamo deciso di concentrarci di più sugli occhi perché sennò sarebbe venuto fuori un video veramente lunghissimo. Abbiamo dovuto capire i prodotti perché non è facile truccarsi, cioè fare un video collaborazione di make-up truccandosi con palette uguali e quindi abbiamo deciso di prendere la Soft Glam che l'avevamo tutte e due. Niente, ci truccheremo insieme con la Soft Glam, con l'illuminante uguale, un rossetto liquido di Mulac, ognuno sceglierà il suo colore, il mascara idem, l'eyeliner idem, con l'applicazione delle ciglia finte. Ma prima vi faccio vedere cosa ho utilizzato per andare a ricreare la mia base. Allora, ho deciso di utilizzare il nuovo fondotinta che ho preso di Revolution, questo qua che si chiama Conclair et Defaillant. È un full coverage foundation, ma mica tanto full coverage perché qua ho un brufolo e non me l'ha coperto. Quindi, però fa un bel effetto sul viso, non è brutto, non vi segna, non si vede sul viso, è molto bello come fondotinta e mi sono trovata bene. Poi ho applicato il suo correttore ed è buonissimo anche questo e si chiama Concealer e Define, che appunto è il suo correttore. Ho utilizzato questo bellissimo blush sempre di Revolution che si chiama Opulence, questo qui. Ho utilizzato, vabbè, la terra Mulac che ho utilizzato la cipria per fissare sempre questa qua di Revolution. Questa serve per fare baking ma anche per fissare il make-up. Quindi ho utilizzato questa. Partiamo subito con la realizzazione del make-up occhi. Ognuno di noi farà il suo make-up occhi. Vado a fissare i capelli con la mollettina e io partirei subito con fare la transizione. Allora, prendo questo pennello della Cosmify e vado ad utilizzare il color Orange Soda, questo qua. Mischiato a Burn Orange, cioè praticamente questi due colori qui, perché sennò sarebbe troppo chiaro. Voglio fare comunque un trucco molto nuda perché comunque è giorno e poi devo uscire, quindi terrò il make-up per uscire. E quindi farò appunto questo make-up, diciamo un po' da giorno. Ognuno di noi farà un make-up diverso, cioè abbiamo detto utilizziamo la stessa palette, però io non so che trucco andrà a fare Andrea e Andrea non sa che trucco andrò a fare io. Quindi ragazzi, andatelo veramente a seguire perché è bravissimo, merita tantissimo e molto molto bravo veramente. Io lo conosco da, cioè non è che lo conosco di persona, lo conosco da un po', nel senso che comunque vabbè, l'ho conosciuto su un gruppo Facebook, poi l'ho invitato nel mio gruppo Facebook. E poi quando ho aperto il canale ho iniziato subito a seguirlo perché comunque boh, a me gli uomini che si truccano, cioè a me i ragazzi che si truccano, secondo me sono i migliori. Comunque seguitelo ragazzi, andate a vederlo perché è bravissimo. Poi vado a prendere sempre con lo stesso pennello, intensifico un po' l'angolo esterno dell'occhio con, giusto volevo fare un make-up appunto naturalissimo, vado a prendere questo qua,
Cyprus Amber, questo marrone scuro qui. Non voglio fare un make-up troppo, eh. Comunque con i prodotti Revolution, ragazze, mi sono trovata veramente benissimo, soprattutto anche per fare la base. Fondotinta è buonissimo, non è un full coverage come c'è scritto perché, come vi ho detto, si vede il brufoletto, ma non importa. Non mi piacciono i full coverage effetto mascherone, quindi anche se ho dei fondotinta che fanno un po' così, ma oggi fa veramente caldo, quindi preferirei un qualcosa di non molto. Ok. In questo movimento porto un po' lo scuro anche qua nell'angolo leggermente interno. Ok. Voglio proprio. Perdonatemi se sentite dei rumori in sottofondo di macchine o robe del genere, ma fa caldo, quindi ho deciso di spalancare la finestra. Poi vado a prendere con il dito, vado a prendere Fair, questo color oro qui, e lo vado ad applicare sul restante. Ok. Un trucco molto semplice. Poi vado a prendere un pennello a penna, sempre della Cosmify, prendo il marrone scuro e vado a portarlo sotto la rima ciliare. Ok, adesso vado ad applicare l'eyeliner e onde evitare che diventi una cosa troppo lunga, anzi scusatemi, perdonatemi, vado ad applicare con questo pennello il color tempra, che è questo colore qui, vado ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare il color panna.
Allora, il mio make-up è finito così perché a me piace così, è giorno, devo uscire, quindi non voglio farlo troppo, diciamo, elaborato. Ha fatto leggermente un po' di fallout, ma andiamo a toglierlo con questo pennellone qui. Quindi ci vediamo tra un attimo. Vado ad applicare. Allora, ragazze, ho applicato l'eyeliner e ho applicato le ciglia finte. Non tutte, però, ho tagliato. Vedete qui questi due poveri pezzi di ciglia finte. Ho tagliato le ciglia finte per allungare solo i laterali, per fare lo sguardo un po' allungato. Adesso andiamo ad applicare il mascara. Vado ad applicare, anzi, applichiamo prima la matita. Vado ad applicare la Long Lasting Essence, 16 ore. Una matita nera all'interno dell'occhio. Ok, ora vado ad applicare il mascara, vado ad applicare questo di Revolution. Così intanto le ciglia finte si sono asciugate bene e ho voluto appunto applicarle solo nel finale per far sì che mi dà questo effetto a occhio di gatto molto allungato. E vado ad utilizzare poi un mascara comunque che dà un po' di volume perché insomma. Dicevo, ragazze, allora ho applicato le ciglia finte nell'angolo esterno dell'occhio per allungare, dare questa forma un po' allungata allo sguardo. Adesso andiamo ad applicare insieme il nostro illuminante, che è quello di Anastasia Beverly Hills Unraising, si chiama, ed è bellissimo, tra le altre cose. Secondo me è l'illuminante più bello che io ho. Oltre a quello di Mulac che è in drops, in gocce, quindi vado ad applicare questo illuminante. Lo porto un po' anche qui. Secondo me questo di Anastasia, io boh, non lo so, a me piace veramente tantissimo e non credo che comprerò le palette di Anastasia perché io adoro questo, voglio iniziare a finire un po' di prodotti. Vado ad applicarlo un po' sulla punta del naso, sull'arco di Cupido. Ok, porto un po' in su. Appena appena, non voglio una cosa molto strong, dato che comunque oggi devo andare in giro. Poi vado ad utilizzare la tinta labbra Mulac. Questo è Fenchy, è un colore nude. E secondo me, stavo applicando, dicevo, Fenchy. Che secondo me è un bellissimo colore passepartout veramente. Di giorno, da sera, è bellissimo. E questo è Fenchy, mi piace tantissimo. Quindi, ricapitolando, questo video in collaborazione con Drew Beauty mi è piaciuto
piaciuto veramente tanto perché comunque non applico mai le ciglia finte. Oggi Andrea mi ha dato l'ispirazione di applicare le ciglia finte, anche se solo da metà occhio in giù, appunto per dare questo effetto allungante all'occhio. Mi piace questo make-up, mi piace tutto l'insieme di come è uscito. Ringrazio tantissimo Andrea per aver fatto questo video in collaborazione con me. Spero che ce ne saranno altri. Mi raccomando, come vi ho già detto, andate a vedere il suo canale perché lui è veramente bravo e merita. L'unica cosa che dovrebbe fare più video, molti più video, perché è veramente bravo. Quindi impegnati a fare più video, che sei bravissimo e mi piace guardarli. Quindi fanne di più, fanne di più, fanne di più. E niente ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, mi mando un enorme bacione e vi invito a iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti e subscribe, attivate la campanellina così vi arriveranno le notifiche nei miei prossimi video, vi invito a iscrivervi alla mia pagina Facebook e su Instagram, vi lascio tutti i link giù sotto nell'info box e ci vediamo al prossimo video, ciao!